Buongiorno a tutti, sì è vero, abbiamo fatto un po' il cammino insieme fin dal cinema Arcobaleno. No, devo dire, mi fa molto piacere, passano gli anni e siete sempre gli stessi, il pubblico cambia, le serie cambiano e arrivano nuove televisioni, come Rai 2, devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro. E devo dire che quest'anno, come non mai, gli ascolti ci premiano. Abbiamo un prime time che chiuderà, sapete, c'è un periodo di garanzia pubblicitaria che va dal 15 di febbraio, cioè dalla prima settimana di Sanremo globata, fino al 29 di maggio. Siamo a livelli superi, ma non perché c'è Anno Zero che fa ascolti forse come non ha mai fatto nelle sue precedenti edizioni, né perché c'è l'Isola. Ma visto che parliamo di seriali, i seriali che sono un po', io lo chiamo l'attaccapanni, la domenica, il sabato, il venerdì, ci sono delle serate molto molto forti, molto riconoscibili. Noi iniziamo questa settimana che va dalla domenica al sabato come Sorrisi e Canzoni, anzi dal sabato va Sorrisi e Canzoni, però insomma televisivamente la settimana domenica-sabato, iniziamo con un meraviglioso 11 e 10 di Fascia, come abbiamo fatto la domenica scorsa, e penso faremo anche stasera, perché sono finite i posticipi delle partite, dunque penso che l'audience si alza e abbiamo questo piccolo gioiello che è NCIS Los Angeles, che è nato solo televisivamente perché lo abbiamo in esclusiva in tutto il sistema televisivo, cioè Rai 2 non va né sul satellite né da altre parti. In sole sette settimane ho fatto la media fino a domenica 2 maggio, è arrivato a 12,52 di media con 3.289.000, con il secondo episodio, quello del 28 marzo, che ha fatto 3.637.000. In questo momento è la serie numero uno della TV generalista e vediamo cosa farà in futuro. Ci fermeremo alla decima puntata perché finisce il periodo di garanzia, poi fermiamo la stagione numero uno anche per motivi di doppiaggio e poi continueremo in autunno. Allora, l'estate, noi sono qui per parlarvi un po' dell'estate di Rai 2, che si annuncia ricchissima, come sempre, è una rete seriale, ci sarà un momento dell'estate, a luglio ci saranno sette serie per sette sere, cioè io quando ho visto i palinsesti ho detto ma uno spettacolino, qualcosa, no, niente, allora ci siamo un po' arrangiati. L'estate inizia dove finisce la primavera, cioè il 29 di maggio. La domenica parte, l'avete visto, la quinta stagione di Numbers, che Rai 2 è in esclusiva, è la penultima stagione perché penso che CBS ha già fatto un finale, ma la sesta è già finita in maniera molto veloce e dunque l'avremo poi la prossima estate. Andrà in onda la domenica a partire appunto dal 30 alle ore 21, faremo 3 episodi lunghissimi per 2 settimane. Poi dovremo alternarci alle partite perché, come sapete, la televisione si blocca un po', le TV generaliste hanno fatto dei mondiali. Dall'11 di giugno all'11 di luglio saremo in controprogrammazione con le partite, dunque vediamo che succede, dipende l'Italia come si qualifica. Dunque il prodotto seriale, qualche serie parte e qualche altra arriverà dopo l'11 di luglio. La domenica, a un certo punto Number raddoppierà e partirà questo ciclo western che in realtà è andato benissimo, sono dei TV movie fatti per i canali cavo americano con attori di seriali, cioè Jason Priestley, Louis Damon Phillips, e ritorna questo ciclo che si chiama Wanted 2, dove saranno 5 domeniche di western, ne faremo 2 quest'anno, le repliche quelli dell'altro anno alle 10:30 e dei nuovi alle 21, e sono western moderni perché troviamo attori del 90% di Beverly Hills, insomma divertenti, i titoli poi li comunicheremo. Il lunedì, finita appunto i mondiali, parte Lost, che chiude la sua vita su Rai 2, parte il 5 luglio, saranno 3 episodi, perché in effetti vederlo così a 40 minuti non ce la fai. È bello che quest'anno poi gli episodi, che faremo 3, 6, 9, 12, 15, 18, capitano anche, se uno se li vede pensando come andranno gruppi di 3, devo dire che capita anche molto bene, non c'è bisogno di riassunti, e secondo me non farà grandissimi ascolti, ma Rai 2 non ha mai smontato nulla, io almeno ho cercato che i direttori sono succeduti di tenere il prodotto, perché poi conta la media della settimana. 15 anni di Alien Prime Time, 8 anni di Streghe, 5 anni di Alias, noi abbiamo tenuto fede agli impegni anche se un seriale aveva meno pubblico. Non mi aspetto niente più dell'8% da Lost, e vediamo. E dal 5 luglio alle 23:30 parte la quarta stagione di Supernatural, che
che sta avendo adesso le repliche su Rai 4. Penso che poi Rai 4 farà una ridiffusione della terza e della quarta, mi hanno detto, da ottobre-novembre, insomma ci scambiamo un po' i favori, però Rai 2 rimane la rete che fa la prima emissione, perché quando nascono da noi rimangono da noi. E dopo Lost ci saranno alcuni lunedì per arrivare poi all'autunno. Martedì parte già da subito, dal martedì 25-26, Cobra 11, avete visto il promo, ormai siamo arrivati a livelli incredibili, sfasciano macchine, 32 a puntata mi hanno detto, e c'è un nuovo partner a Semir, l'attore turco, che è un belloccio che si chiama Tom Beck. Ho fatto arrivare da RTL un promo che gira su internet, molto divertente, in cui loro sono sull'autostrada e chiamano scusate, siamo rimasti senza macchina sull'autostrada. All'improvviso da dietro cade una macchina al contrario, con le ruote che vanno da tutte le parti, e questo promo sarà in onda fra poco, l'abbiamo fatto doppiare per l'occasione, e dunque partirà le prossime due settimane, perché iniziamo con una doppia serata 24 e 25 maggio, insomma l'ultima settimana di maggio, e andremo dritti tutti i martedì. E verso luglio, dopo i mondiali, il martedì avrà una puntata inedita di Cobra e alle 21.50 una di Lasco, questo monaco karateka che RTL ha prodotto solo 7 episodi, sono costosissimi, sono gli stessi produttori di Cobra 11, faremo questa serata action che arriverà fino alla fine di agosto. Il mercoledì, sempre dopo i mondiali, una pazzia, non so se funzionerà o saremo costretti a sbaraccarlo in pomeriggio, avremo Legend of the Seeker, che è la serie dei syndication americani, un po' stile Signore degli Anelli, che è già passato su Sky, mi pare, su Sky 1, e che è molto divertente. Devo dire che è una vera scommessa, sembra che non faranno la terza stagione, mi dicono, della Disney, però noi abbiamo 2 anni... sì, perché è un bellissimo prodotto, ci proviamo, anche lì sono mega serate da 3 episodi perché non durano tanto, perché se ne fai 2 alle 22 e 29 è chiuso l'antenna, dunque non è possibile, e dunque andremo fino a quando gli ascolti ce lo consentiranno, però quello veramente è una vera scommessa. Mentre il giovedì parte la quarta stagione di Ghost Whisperer, che noi abbiamo ancora il passaggio qui non è stato fatto, l'altro anno negli anni precedenti ha fatto sempre 12-12.30, un ascolto incredibile, e dunque lo teniamo lì per tutta l'estate, perché sono 12 lunghe settimane, arriviamo a settembre, e il venerdì replicheremo la prima stagione di Private Practice, che non è mai passata in free, l'avevamo già passato un anno fa, era un episodio di Private Practice e 2 di Desperate, era una stagione molto corta perché era quella dello sciopero. Dunque a questo punto faremo prima e seconda, anche quello dritto fino ai primi di settembre. Alle 22.30, come quello che noi chiamiamo il terzo pezzo, sarà Brothers and Sisters, la fine della terza stagione, che arriverà anche lui, a dare poi il testimone a una serie inedita, che non ha avuto molta fortuna, che è Three Rivers, una serie medica con Alex O'Loughlin, che era su CBS la scorsa stagione, che si è fermata a 13 episodi, che con Private Practice durante l'estate può fare una bella serata medicale.